Ben ritrovati a tutti voi utenti in visione e all'ascolto di EFU Channel, il canale telematico della pallacanestro femminile Pneumatic Umberti. Proseguono quest'oggi le nostre interviste, le nostre chiacchierate all'inizio stagione con le giocatrici vecchie e nuove della Pneumatic Umberti, che sarà versione 2011-2012. Quest'oggi, come avrete già avuto modo di vedere e di riconoscere, abbiamo qui Nuria Martinez, quindi un ospite di eccezione per la nostra rubrica. Prima di cominciare a fare una chiacchierata con lei, una piccola curiosità che probabilmente la stragrande maggioranza non conoscerà: l'8 settembre per Umberti è una festa grande, festa patronale molto sentita. L'8 settembre è anche l'onomastico di Nuria, quindi che questa ricorrenza non sia di buon auspicio per lei e per noi in vista di una stagione che speriamo sia lusinghiera e piena di successi come quella passata. Iniziamo con Nuria, che ringraziamo ancora. Allora Nuria, una domanda, la prima un po' scontata, ma è d'obbligo quando una big player come te approda in una società provinciale come la nostra. Perché nel mezzo della tua carriera, dopo una stagione positiva, molto positiva con il Rosca Sarras, con il top team, hai scelto fra le tante, hai optato per l'offerta del Presidente Venti? Perché è facile, è una squadra che vuole andare avanti, vuole andare a essere una squadra forte in Italia, e anche adesso stiamo facendo delle cose buone, no? come società, stanno giocando bene le ragazze più esperte e anche le giocatrici più giovani stanno crescendo molto qua, e credo che è un progetto molto carino, molto bello per farne parte di qua. Speriamo bene, Nuria. Allora, tu ritrovi l'Italia dopo le tue due esperienze passate con il jazz e con il Famiglia, soprattutto quella con il jazz è molto positiva, però con il Famiglia frenata da qualche piccolo intoppo fisico. Allora, cosa sai, Nuria, del nostro campionato che avrà l'ultima versione ristretta a 12 squadre, e soprattutto le differenze che hai notato fra il campionato italiano e gli altri campionati più importanti che avevi invitato come Francia e Russia, che ricordano Spagna e Russia. Russia è diverso perché ci sono delle migliori giocatrici del mondo e lì è una leva fuori di tutto, no? Ma la Spagna sì, è forte, forte. Ma la Spagna invece è più simile, ci sono delle quattro più le squadre più forti della Lega, dopo gli altri sono. Questa è la differenza con l'Italia, che l'Italia invece di essere quattro squadre sono tutte che possono fare. Cioè, ci sono delle buone squadre, ma è molto più omogenea. Molto più equilibrato, infatti, sì, con il format tra le squadre, tra l'altro, questo equilibrio si è esasperato ancora. Ma questo è buono, per la Lega, questo fa che sia importante. Noi veniamo da un anno che è il più positivo della nostra storia in Serie A 1, non è molto lunga, ma sicuramente è una stagione molto importante anche sotto il punto di vista dei risultati e della crescita collettiva. Questo vi responsabilizza, vi stimola a fare ancora meglio, cosa vi trasmette? A me personalmente mi stimola. Vengo di una società che c'è la pressione sempre addosso, sempre abbiamo bisogno di fare le cose più grandi, di vincere. Qua invece è una società che si lavora tanto e tanto bene, quindi ho la motivazione di fare bene e anche di dare al tifo quello che aspettano di noi, no? Di vincere e anche essere il top della Lega. Tu hai avuto modo di giocare su città molto importanti, su metropoli, vuol dire come Milano, Mosca. L'impatto con Umberti, con lo staff e con i tuoi compagni, come è stato? Io veramente, sinceramente, sto felice qua. È una squadra, le giocatrici e le compagne di squadra sono molto carine e anche mi hanno accettato molto bene, quindi anche con le staff sono rimasta veramente colpita, perché è c'è la voglia di lavorare e di fare bene, quindi quello mi ha piaciuto tanto. Sono veramente felice di essere qua, sì, veramente. Tutti già ti conoscono, però io vorrei che se tu dovessi descrivere Nuria Martinez giocatrice. Quello meglio che lo faccio qualcun altro, ma ok, sì, lo devo fare. Cosa preferisci fare in campo? Cosa ti riesce meglio? Io mi defino come una giocatrice con molto carattere, sono con molta grinta,
spinta, si dice, sì. Molta spinta, mi piace anche difendere. Sono fisica, la vedrete. Sono... Già l'abbiamo visto, dai. No, ma mi piace tanto correre e anche andare sul canestro, ma soprattutto il carattere, quello che mi piace. È quello che ci vuole. Per noi, per il nostro coach, come già avrai avuto modo di vedere da questo tipo di allenamento. Invece il nome fuori dalla partita? Oh, io sono molto tranquilla. Sono attiva, ma tranquilla. Mi piace fare di tutto, quindi ho tante hobby. E... Il primo sono i suoi cani, questo lo sì, dire. Ho due cani, una lana e anche un boxer, che sono parte della mia vita. E dopo faccio tante cose, studio, e... manualità. Quindi sei super dentro e fuori del campo, questo è importante e non è molto comune. Allora torniamo per un attimo al basket, poi abbiamo finito. Il primo impegno ufficiale è la Supercoppa. Uh-huh. E in ironia della sorte te sei una delle due ex, anche Alessandro Visconti ha l'ambito, la maglia del Famina Schio, te sei una delle grandi ex di questo match. Per noi sarebbe una cosa ovviamente storica, perché non abbiamo mai giocato questa finale e inizia darebbe già un senso da ricordare a questa stagione. Tu che sei stata anche a Schio, che parte ti aspetti anche in considerazione del fatto che giunge in un momento particolare della stagione? E loro sono ovviamente. Guarda, sarà una partita molto dura, perché fisica e anche di talento. Loro hanno una squadra molto forte, ma credo che non ci saranno tutte allo stesso livello. E magari non saranno... Esatto, non saranno come squadra forza. Abbiamo la fortuna di noi essere ancora più unite. E infatti stiamo lavorando per quello, stiamo lavorando per arrivare di essere una squadra formata di capo. A questo proposito ricordiamo che la partita sarà messa in diretta alle fuori, cioè RGM Stereo, 88.5 per il nostro territorio, poi sul nostro sito internet vedrete tutte le frequenze utili per sentire questa partita, tra l'altro anche in diretta streaming per il primo appuntamento ufficiale della stagione, quindi RGM Gubbio per la nostra società. Ultima domanda, non è che qua non è una domanda, è una specie di saluto che noi facciamo fare sempre, una specie di proclama che noi facciamo fare sempre alle nostre nuove arrivate. Io gradirei, se vuoi, che tu lo facessi in spagnolo, perché qui ad un vertice già qualcuno si sta diventando nella tua lingua, per intanto aggiungendo la S sì. Alla parola italiana. Esatto. Se tu vuoi, puoi fare il saluto classico ai nostri tifosi con la tua lingua. Ok, quindi niente, un saluto grande a tutti. Io ci speriamo a stare a domingo e il nostro campo. Grazie. Io ovviamente ho capito praticamente sì, tutto. Per chi ha dei dubbi, ricordiamo che fra me e Lunga c'è una sfida, è l'ultima intervista della stagione, l'ultimissima. Si invertiranno le parti perché lei ha già un ottimo italiano, io farò le domande in spagnolo a lei e lei risponderà in italiano veramente. Perfetto. Professionale. Adesso. Okay, grazie mille, ti ringrazio ancora, complimenti per il tuo italiano, io rimando i nostri utenti ai prossimi appuntamenti sul nostro canale telematico. Ciao a tutti.